Come si guadagna su Instagram? Ultimamente questo è il topic che salta fuori più spesso. Questa è la domanda che mi fate più spesso. E chi sono io per non accontentarvi e risponderla? Infatti oggi voglio condividervi 4 metodi con i quali le pagine su Instagram guadagnano. Oltretutto con alcuni di questi metodi non avete bisogno di milioni di miliardi di seguaci per riuscire ad utilizzarli, ma potete iniziare ad utilizzarli fin da subito a partire dalle prime interazioni. Quindi se siete interessati a questa cosa vi invito a seguire questo video perché potrebbe essere molto interessante. Però prima di iniziare il tutto, sigla. Allora, eccoci qui. Innanzitutto, per chi non mi conoscesse, piacere, sono Riccardo e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale perché mi aiuterebbe veramente tanto a far arrivare i miei contenuti educativi a più persone. Detto questo però basta parlare, iniziamo con questi 4 metodi. Il primo sono le sponsorizzazioni, o detta all'inglese gli shoutout. Consistono nello sponsorizzare una certa pagina o un certo profilo in cambio di una retribuzione monetaria. Ovviamente la retribuzione dipende moltissimo da quanti seguaci hai, da quanto è il tuo engagement e dalla nicchia in cui lavori. E accedere a questo metodo di guadagno non è propriamente facile, perché non sarete voi a chiedere a qualcuno se potete sponsorizzarlo, ma saranno le altre persone a contattarvi se sono interessate al vostro profilo, e dopodiché da lì in poi troverete un accordo. Per cui non pensate che dal nulla dite ok, domani voglio sponsorizzare qualcuno e a caso sponsorizzate qualcuno e quello vi paghi. Non funziona così, funziona che prima vi contattano e poi vi accordate sulla quantità e la modalità di pagamento e da lì in poi procedete. Per cui a monte dovete aver creato un messaggio che sia ascoltato dalle persone e sia anche interessante per quelle persone. Insomma, dovete avere qualcuno che ascolti quello che avete da dire, perché altrimenti nessuno vi verrà a cercare per chiedervi di fare delle sponsorizzazioni al suo profilo o alla sua pagina. Poi per fare questa cosa sono nati molti siti dove le persone si propongono di fare sponsorizzazioni, come Shoutcart, nei quali ci sono miriade di persone che si propongono di fare sponsorizzazioni. Però come sempre, anche in questi siti, nonostante voi possiate mettervi e rendervi disponibile per sponsorizzare le persone, non aspettatevi che le persone si facciano avanti soltanto perché voi vi siete proposti. Quindi questo metodo diciamo che si può utilizzare, però a monte ci deve essere un buon lavoro. E quindi non si possono prevedere delle sponsorizzazioni, ma è una cosa un po' passiva. Ora invece però passiamo al secondo metodo, che è una cosa molto più attiva che potete iniziare a fare benissimo quando volete. Si tratta delle affiliazioni, che consistono nel promuovere un prodotto, un servizio o un brand e ottenere dei ricavi dalle vendite che generate. Per semplificare la cosa che ho appena detto vi faccio un esempio. Supponiamo che io sia affiliato ad Everlast e quindi per ogni prodotto che Everlast vende tramite me io ci guadagno una percentuale. Poi ovviamente non tutti i brand e non tutti i servizi hanno il piano di affiliazione, però se andate a cercare online trovate subito scrivendo il nome del brand a cui siete interessati più affiliate program, così scoprite subito se hanno o meno un programma di affiliazione. Supponiamo che Everlast abbia un piano di affiliazione che mi retribuisce il 10% delle vendite che io genero. Ovviamente quando mi iscrivo al loro piano di affiliazione mi daranno un codice o un link. Tornando all'esempio di prima, io posso fare una storia spacchettando o facendo vedere questi pantaloncini bellissimi, promuovendoli e dicendo guardate ragazzi, se volete vi lascio qui sotto il link. Ovviamente io metto il link o il codice da affiliato, per cui quando le persone vanno a fare swipe up e entrano nel sito, se poi acquistano loro non spendono nulla in più, però mi viene retribuito da Everlast attraverso il loro programma di affiliazione. Poi io non so se Everlast abbia un programma di affiliazione, sia chiaro. Però tornando all'esempio, mi viene attribuito da questo programma affiliazione il 10%. Ovviamente però a questo punto potrete dirmi sì, ma io che non ho ancora 10.000 seguaci e quindi non ho la possibilità di fare questo swipe up, che faccio? Semplicemente al posto di mandare allo swipe up della storia potete usare il link in bio e rimandare dalla storia, dire guardate
usate, se siete interessati, andate a vedere il mio link in bio. Ovviamente, se generate poco traffico e poche vendite, non aspettate di guadagnare milioni di miliardi. Tutta questa cosa va sempre in base alle vendite che generate. Se generate tante vendite per il brand finale, loro sono contenti perché guadagnano tanto e voi siete contenti perché prendete una fetta della torta di quello che loro guadagnano. Poi di programmi e possibilità di affiliazioni e di affiliate marketing con la vostra pagina Instagram ce ne sono a miliardi di milioni, però in questo video volevo fare un po' una panoramica generale e spiegarvi in maniera breve come funzionano questi metodi. Se siete interessati ad approfondire, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e vediamo le cose che vi interessano e in base a quello deciderò se fare altri video. Ora passiamo al terzo metodo, le collaborazioni. Sono molto simili alle sponsorizzazioni perché anche qui si tratta di generare e creare traffico per un qualcosa, che sia un prodotto, un servizio o un messaggio. Ma qui al posto che accordarsi con profili o pagine, ci si accorda con delle aziende e per farlo bisogna riuscire a fornire un servizio di valore, perché la maggior parte delle volte succede che è una cosa passiva, cioè sono le aziende che contattano profili o pagine Instagram per promuoversi in queste pagine. Però la cosa qui non è sempre passiva, cioè che si aspetta che qualcuno ci contatti e quindi bisogna mettere a priori del lavoro per generare un messaggio, generare un audience e quindi generare un interesse. Può essere anche attiva, cioè noi prendiamo, contattiamo un'azienda e ci proponiamo per fornire un servizio di valore a quell'azienda. Sarà dopo l'azienda a valutare se accettare la nostra proposta. Qui poi in genere si passa alla solita fase di trattazione dove si decide che tipo di contenuto, la quantità del contenuto e la quantità del pagamento. Però qui bisogna stare attenti perché se si vuole mantenere una certa trasparenza e un certo messaggio, una volta arrivati ad aver generato un audience che ha un interesse e una fiducia in noi, non dovete vendervi a chiunque. Perché se per ipotesi io, che tratto in genere educazione e crescita personale, mi mettessi a promuovere pannolini su questo canale YouTube, voi prendereste, mi critichereste in una maniera disumana e ve ne andreste subito, come è giusto che sia. Per cui ora voglio farvi un esempio di una collaborazione sana che ha sponsorizzato questo video. E innanzitutto, come vedete, per trasparenza, per mantenere il mio messaggio e la mia persona, la sto dichiarando che questa è una collaborazione pagata. E il servizio che vi faccio vedere è una VPN e si chiama Surfshark. E in questo momento bisogna sempre dire per quale motivo si è accettato una certa collaborazione. Io ho accettato questa collaborazione con Surfshark perché utilizzo il loro servizio da svariati mesi e utilizzo le VPN ormai da anni. Poi si arriva allo sviluppo e quindi si spiega di cosa si sta trattando. In questo caso una VPN o Virtual Private Network è un servizio che ci permette di mantenere la privacy e la sicurezza nella nostra navigazione su internet e oltretutto ci permette anche di nasconderci e farci visualizzare come se fossimo in un altro stato, e per questo motivo riusciamo ad accedere a contenuti georistretti. Io per esempio usavo moltissimo la VPN quando ero in Australia e volevo vedere contenuti che erano georistretti soltanto per l'Italia, per cui mi connettevo su internet attraverso questa VPN, facevo l'accesso come se fossi a Roma e potevo accedere per esempio ai siti in streaming della Rai. Oltretutto, dato che viaggio moltissimo, se dovessi andare in paesi dove c'è la censura, come in Cina, dove a causa di queste censura non si può accedere a siti come Google e Facebook, potrei usare un servizio di questo genere, una VPN, per autenticarmi come se fossi in America, in Italia, e quindi nonostante la censura potrei lo stesso vedere siti come Google e Facebook. Poi, una volta spiegato il funzionamento del servizio, come in questa collaborazione che sto facendo io, per riuscire a dare ancora più valore a chi guarda i tuoi contenuti devi cercare di trovare un accordo per dare anche una promozione, e in questo caso io con Surfshark ho fatto un accordo tramite il quale, se usate il mio link qui sotto in descrizione con il codice RICCA, avete l'83% di sconto più un mese gratuito per provare e usare questo servizio. Ma quanto furbo sono? Cioè, sfrutto una collaborazione per spiegarvi come si fanno le collaborazioni. Penso che sia la congiunzione di tutti i punti nell'universo. Comunque, spiegata come va fatta la collaborazione in modo etico, passiamo al quarto metodo. La vendita di un tuo prodotto o di un tuo servizio alla tua audience su Instagram. Di cosa si tratta? Detto così è semplicissimo. Tu, in base alle tue esperienze, in base alle tue capacità,
crei un prodotto o un servizio e semplicemente attraverso la tua pagina Instagram promuovi questi prodotti o questi servizi e le persone lo acquistano. In questo modo usi la tua pagina Instagram semplicemente come marketing per te stesso. Ce ne sono migliaia di esempi in questo caso, come le fashion blogger che creano il proprio marchio di abbigliamento, il proprio marchio di trucchi, il proprio marchio di qualsiasi voglia cosa, i fitness blogger o i fitness influencer che creano la loro marca di alimentazioni, la loro maglia di abbigliamento, o che ne so, i guru che vendono i loro corsi di digital marketing. Ce ne sono migliaia. In poche parole, si crea un servizio o un prodotto che, se volete conservare la vostra reputazione, deve essere un prodotto e un servizio di valore, e poi lo si vende e lo si promuove tramite la propria pagina Instagram. Ovviamente, come sempre, più sono le persone che vi seguono e vi reputano una persona di fiducia, più ovviamente saranno i vostri guadagni. È tutta una cosa proporzionale. Non pensate che sia una cosa facile, a monte ci sta sempre del lavoro a lungo termine per crearsi una certa reputazione e una certa fiducia. Detto questo, se siete interessati a questi argomenti, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, fatemi anche sapere cosa ne pensate di questo video, iscrivetevi se non volete perdervi nessun altro mio futuro video, poi se il video vi è piaciuto, come sempre, lasciate un mi piace, che questo aiuta tantissimo con l'algoritmo di YouTube, e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!